Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel magazine di attualità, cultura, economia, politica e società, e sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e con la partecipazione di Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorazione, grazie a dei testimoni privilegiati, di paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare realmente una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi il paese che andiamo a conoscere è la Turchia, Turchia che si colloca al 17° posto tra le economie mondiali. È un paese che conta su una popolazione di oltre 81 milioni di abitanti, con un'età media molto giovane perché si assesta sui 31 anni. La Turchia vanta poi una posizione strategica, essendo un ponte naturale, possiamo definirlo così, tra Europa ed Asia, e vantando anche sbocchi efficienti verso i mercati più importanti di queste aree, con un accesso agevolato a circa 2 miliardi di clienti tra Europa, Eurasia, Medio Oriente e Nord Africa. La Turchia, poi, ricordiamolo, è anche un importante corridoio per gli approvvigionamenti energetici ed è collocata vicino ad oltre il 70% delle riserve energetiche primarie del mondo, mentre poi il principale consumatore di energia, che è proprio il nostro continente e l'Europa, si trova ad ovest della Turchia, e questo rende il paese un cardine quindi nel transito energetico e un terminale energetico nella regione. Oggi il nostro ospite di OK Italia Parliamone, per parlare appunto delle opportunità per le nostre imprese in Turchia, abbiamo il piacere di avere il presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia, Livio Manzini. Buongiorno a lei, Manzini. Buongiorno, dottor Manzini. Grazie per avermi invitato. Manzini, l'associazione medica turca TTB ha accusato due giorni fa, il 2 agosto, il Ministero della Salute turco di aver nascosto i dati veri del Covid-19 al pubblico e al mondo. Yılmaz Kurt, questo è un nome di un medico che opera in un'unità di emergenza di un ospedale privato di Ankara, ha detto di aver visto un aumento molto forte dei casi di Covid-19 e di aver sentito dai colleghi che diversi ospedali sono purtroppo già pieni. Quindi pare esserci una seconda ondata in Turchia dell'epidemia. La Turchia poi teme un boom di casi dopo la festa del sacrificio, ricordiamo festa islamica che dura 4 giorni e si è conclusa soltanto ieri 3 agosto. Questa volta la preoccupazione arriva direttamente dal governo, perché una preoccupazione portata alla luce dal ministro della salute turco Fahrettin Koca. Secondo i dati ufficiali che abbiamo raccolto a ieri, i casi di Covid-19 ufficiali ovviamente in Turchia sono saliti a oltre 233.800 casi, con 995 contagi che sono stati registrati soltanto nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime in questi giorni sono 19, per un totale di 5.747 decessi che sono stati confermati. Manzini, io chiedo a lei qual è la situazione, visto che lei la vive quotidianamente, qual è la situazione Covid-19 oggi in Turchia? E le chiedo se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o se ci sono ancora delle restrizioni. Ecco, dunque, ovviamente come in tutto il resto del mondo, la Turchia è uno dei paesi che è stato duramente colpito dal Covid. E in realtà la pandemia ha colpito la Turchia dopo l'Italia, per cui e anche altri paesi, in particolare l'Iran. E dunque la Turchia ha potuto forse approfittare un po' dalle esperienze e, diciamolo onestamente, dagli errori che sono stati fatti in questi paesi. Per cui ha costituito un comitato scientifico fatto di medici, tra cui alcuni membri di questa organizzazione, e il ministro della salute stesso è una persona con molta esperienza nel settore ospedaliero. Dunque in realtà proviene dal settore privato e ha un'esperienza ospedaliera. La Turchia si era dotata di una struttura negli ultimi anni modernissima, ospedaliera, con una capacità
forse totali di letti ospedalieri, non ai primi posti nel mondo, ma come capacità di intensive care molto alta. Bene. E quindi ha una struttura d'accoglienza per intubazione e per anche urgenze, ma anche per cure intensive molto molto più alte, per esempio, che l'Italia, per diversi fattori. E dunque ha potuto accogliere i casi gravi e tenere il numero di decessi molto al di sotto di quello che è successo, per esempio, in Italia. Dunque il numero di casi è stato particolarmente alto, ma il numero di decessi è stato particolarmente basso. Poi il governo ha applicato delle regole ferree e a volte politicamente anche molto coraggiose, per esempio chiudendo le moschee, obbligando la gente a stare a casa durante la prima grande festività religiosa, che è quella della fine del Ramadan. E poi, come tutti, abbiamo riaperto l'economia. Oggigiorno, a parte per gli oltre 65 che vogliono spostarsi da una città all'altra, non ci sono molte restrizioni rimaste. E come sempre, il ministro della Salute stesso lo dice, ci si appella alla disciplina, buona volontà delle persone. E lì è chiaramente difficile, molto difficile, chiedere alla gente di comportarsi in un certo modo. C'è chi lo fa, chi non lo fa. L'uso della maschera ovviamente è incoraggiato, in alcuni posti obbligatorio, però con l'apertura pure dei siti di villeggiatura, delle spiagge, via dicendo, ovviamente lì è molto difficile mantenere una certa disciplina. Teniamo conto anche che il turismo è uno dei, soprattutto durante l'estate, è uno dei settori portanti dell'economia turca, e il governo non ha voluto rinunciare al turismo e dunque ha incoraggiato gli stranieri, gli europei e altre nazionalità a venire a passare le vacanze in Turchia. Io stesso ero a sud la settimana scorsa e chiaramente sulle spiagge c'è affollamento, c'è poco. È molto difficile su una spiaggia mantenere un distanziamento sociale, con tutte le buone volontà che ci sono, regole, via dicendo, però dunque è un po' inevitabile. Quello che sta succedendo è che porta la gente a farsi delle domande sulla veridicità delle cifre che ci vengono date. Quello che lei ha detto, 996, dice, sì, andiamo avanti così da diverse settimane, cioè siamo sui 1000, ma sotto i 1000 ogni giorno, da quasi 2 settimane, o forse di più, non mi ricordo più, durante tutto il mese di luglio, e il numero di decessi sotto i 20, ma vicino ai 20, giorno dopo giorno. Allora uno finisce per farsi delle domande, ma com'è possibile che sia così stabile? Io la risposta non ce l'ho. Il numero però di casi in terapia intensiva è effettivamente in aumento. Il ministro stesso l'ha ammesso, però ha parlato di alcune zone geografiche, dunque non di un aspetto generale. E credo che andando avanti, così come in Inghilterra, per esempio all'estero, o in Spagna e in Catalogna, ci saranno delle realtà regionali che dovranno essere affrontate in modo probabilmente più duro, dunque con lockdowns, così come sta succedendo a Melbourne in Australia. Suppongo che anche in Turchia non è impensabile o sembra ragionevole pensare che ci saranno degli interventi regionali. Molto bene, Manzini. Non so se questo risponde alla sua domanda. Sì, assolutamente sì. D'altronde poi quello che diceva lei anche sulla difficoltà di garantire un distanziamento sociale, come viene definito, nelle spiagge, è un qualcosa che è comune a tutti i paesi, lo stiamo vivendo anche in Italia quotidianamente, basta fare un giro nelle località balneari ed è difficile accorgersi che siamo in un momento di difficoltà, ecco, perché la gente pare essersene dimenticata.
Passiamo a un argomento sanitario a un argomento economico. Il 2017, Manzini, è stato l'anno della crescita record del PIL della Turchia, addirittura un più 7,4%. In quell'anno, nel 2017, la Turchia si è posizionata addirittura al primo posto tra i paesi del G20. Però dall'anno successivo l'economia turca ha iniziato a subire un significativo rallentamento che la porta oggi sicuramente ad essere un'economia molto fragile. È chiaro che l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente degli impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Le conseguenze economiche della pandemia in Turchia hanno effetti pesanti, quindi su un'economia che però partiva già fragile, come ho detto prima. C'è il rischio di una nuova crisi valutaria veramente concreto anche alla luce del crollo della valuta turca rispetto al dollaro, nonostante i tentativi da parte del governo di calmierare un pochino la svalutazione della moneta. Le chiedo in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo turco, diceva lei che ci sono stati anche dei lockdown, quindi della limitazione nell'attività imprenditoriale, ecco, il governo turco in quel periodo come ha affrontato l'emergenza e come, se ovviamente lo ha fatto, come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Allora, se vogliamo risalire un pochettino a monte, dunque il 2017 è stato un ottimo anno, però il 2018, anche per motivi diciamo politici con gli Stati Uniti, c'è stata una prima crisi valutaria e nel 2019 il paese si è ripreso con difficoltà e verso la fine del 2019 e all'inizio del 2020 in realtà l'economia aveva ricominciato una crescita interessante, cioè il primo trimestre, in particolare i primi due mesi, gennaio e febbraio, ma anche in buona parte marzo, perché non dimentichiamoci che l'epidemia qui ha colpito dopo marzo. È iniziato, sì. Sì, appunto. È stato un buon trimestre, ecco. E tutto prometteva, il 2020 prometteva molto bene, sia anche per il turismo e via dicendo. E poi è arrivata la pandemia. La Turchia ha alcuni vantaggi dalla sua, che sono alcuni frutto di una gestione abbastanza acculata nel passato e altri che sono proprio dovuti alla struttura della sua popolazione. Quello della gestione acculata fa che la Turchia ha un indebitamento del governo, diciamo così, dello Stato, in percentuale del PIL, relativamente basso e di sicuro nei criteri di Maastricht, tanto per dirne uno. Per cui ha un volano di risorse che può usare per far fronte a certe emergenze. Il deficit del bilancio pubblico, anche lì molto contenuto, sempre nei criteri di Maastricht, e fino a poco tempo fa aveva addirittura un surplus primario, dunque prima del pagamento degli interessi sul debito pubblico, e anche in alcuni anni un surplus in assoluto. E dunque il governo aveva in mano questi mezzi che poteva usare. I vantaggi invece strutturali sono quelli legati alla popolazione. Quando si dice una popolazione giovane, vuol dire una popolazione dove il peso delle pensioni e altri transfer sociali sono limitati e dove c'è una crescita, diciamo così, strutturale minima indipendente dalla gestione del governo, solo dovuto all'aumento della popolazione, dal fatto che ogni anno 1 milione di persone entrano sul mercato del lavoro, hanno dei bisogni, è un'economia liberale dove tutti possono intraprendere nuove attività e dunque c'è una crescita quasi organica, diciamo così, del paese. Ma ovviamente non basta, nel momento in cui siamo andati in lockdown, che il governo è stato obbligato, chiaramente ci sono state grosse difficoltà. Allora lì cosa ha fatto il governo? Intanto ha provato ad assicurare a tutti un reddito minimo.
E dunque c'è stato una cassa integrazione bassa forse, accompagnata però da un divieto di esuberi. Per cui il governo ha detto chi può andare avanti vada, chi non può andare avanti non cacci nessuno, metta in congedo senza stipendio e noi daremo. Dunque c'è stata una cassa integrazione che è quella legata a meno ore lavorate. Giusto. Dunque è lì il minimo è di 30%. Chi aveva meno bisogno poteva ridurre per un minimo del 30% le ore lavorate fino a un massimo del 100% con il governo che provava a compensare ovviamente non il tutto, 60% e via dicendo. E questo ha fatto funzione di ammortizzatore sociale. Poi il governo ha cominciato a dare incentivi altissimi per mantenere il consumo interno e dunque ha ridotto i tassi di interesse. In questo momento, rispetto all'inflazione, i tassi di interesse sono negativi e ha incoraggiato le banche, diciamo che nel caso delle banche di Stato le ha obbligate, a fornire crediti senza fare un'analisi troppo accurata del rischio. E difatti il bilancio delle banche di Stato, che ce ne sono tre principalmente, si è gonfiato enormemente. Le banche private chiaramente hanno avuto più difficoltà a seguire, però hanno provato anche loro a fare qualcosa. E quindi c'è stato addirittura un boom nelle vendite di automobili. Ultimamente, adesso se tiriamo le somme a fine luglio, le vendite di automobili sui primi 6-7 mesi di quest'anno sono superiori a quelle dell'anno scorso. Boom di vendita anche, penso adesso non sono sicuro, ma penso di sì, anche di tutto quello che è frigorifero, l'elettrodomestico. E addirittura anche una grossa ripresa vendita di unità abitazione, insomma, dove c'era un grossissimo stock di unità non vendute e anche lì con questi tassi di interessi negativi. Allora lei mi dirà, sì, ma questo pospone il problema più tardi. Vero, chiaro, si vedrà, ma intanto il governo è riuscito a mantenere una certa attività economica. I risultati non sono ancora ufficiali, dunque non sappiamo qual è stata la crescita oppure contrazione economica del secondo trimestre. I paesi industrializzati hanno già pubblicato le loro cifre, ma la Turchia penso sarà verso fine agosto, ma è chiaro che la contrazione, che penso ci sarà molto più limitata rispetto ai paesi industrializzati. L'ultima mossa, per esempio, che ha avuto luogo questo weekend è stato di ridurre l'IVA su alcuni tipi di prodotti, dunque dal 18 all'8% e dall'8% all'1% in certe categorie. Addirittura la withholding tax, sugli affitti è stato calato e questo chiaramente avrà un impatto positivo sull'economia. Molto bene. Manzini, i nostri rapporti economico-commerciali con la Turchia sono eccellenti e l'Italia si colloca sempre ai primi posti tra i principali partner del paese. Nel 2019, lo scorso anno, l'Italia si è confermata appunto come quinto partner commerciale della Turchia e secondo tra i paesi europei. L'Italia poi è anche il terzo cliente della Turchia dopo la Germania e il Regno Unito. Quindi la collaborazione economica con la Turchia si sviluppa soprattutto lungo cinque direttrici principali, che sono la tradizionale e consolidata presenza di grandi gruppi industriali della manifatturiera che hanno impianti produttivi nei principali cluster industriali turchi. Poi c'è ancora l'attività dei gruppi italiani nei progetti di produzione e connessione energetica. Dicevamo prima in premessa quanto sia importante appunto la Turchia
da questo punto di vista. Poi ancora importante è il ruolo delle banche italiane, la partecipazione allo sviluppo infrastrutturale del paese ed anche la cooperazione che è molto forte nel settore della difesa. Le chiedo, Manzini, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono oggi nel fare impresa in Turchia e quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Allora, in realtà, come lei ha ben detto, l'Italia è uno dei partner principali della Turchia. Siamo al quinto posto, è vero, ed è il secondo posto tra i paesi europei, dopo la Germania, e molto più un interscambio molto più importante, per esempio, di paesi che hanno economie più grandi della nostra, a sapere la Francia e l'Inghilterra, che sono dietro di noi. Questo è la classifica. Poi bisogna vedere i valori assoluti. Chiaro. Sull'interscambio eravamo sui 20 miliardi di dollari, dunque anche cifre assolute molto interessanti. Un interscambio anche abbastanza equilibrato, dunque quando eravamo sui 20 miliardi stavamo parlando di 10-10, 10 di import, 10 di export, dunque abbastanza equilibrato. Una presenza turca importante nelle catene di valore verso l'Europa, con l'Italia tutto sommato un po' la porta d'ingresso della Turchia in Europa. Dunque un rapporto strutturato, profondo, che ha radici anche storiche, per cui un rapporto economico importante per l'Italia. L'Italia ha avuto un ruolo chiave in alcune privatizzazioni. La Turchia ha sempre avuto un settore di Stato molto, sì, molto presente nell'economia, ma dopo ha cominciato a privatizzare. L'ultima privatizzazione in data è quella della Lotteria Nazionale, che è stata presa da un'azienda italiana, la Sisal, ed è stato nel 2019 una privatizzazione importante. La cito qui perché ufficialmente la presa di controllo della Lotteria Nazionale è avvenuta il 1 agosto, dunque 3 giorni fa, dalla Sisal, che adesso effettivamente sta gestendo la Lotteria Nazionale turca. È un po' difficile parlare di settori. Tutti i settori dell'economia turca oramai è non forse industrializzata quanto l'Italia, però ha un'economia molto diversificata e questo è un fattore di forza. Molto diversificata e anche un paese che vuole sviluppare la propria industria e sostituire l'import con il Made in Turkey. E dunque qui bisogna fare attenzione, perché il governo turco sta giocando la carta della localizzazione in modo molto trasparente anche e non lesina sui mezzi. Dunque sta invitando la gente a produrre in Turchia piuttosto che a esportare verso la Turchia e a usare la Turchia come base per un export locale. Con la svalutazione, dunque una manodopera relativamente buon mercato, la Turchia si sta posizionando attualmente come alternativa alla Cina per le catene di valore. La Cina gode di un'immagine un pochettino, insomma, problematica attualmente. Gli Stati Uniti in modo molto deciso vogliono ridurre la loro dipendenza sulla Cina. E per esempio la Turchia a luglio ha visto un export del suo tessile verso gli Stati Uniti che è aumentato di un fattore di diverse centinaia per cento ed è tutto legato appunto a questa volontà di ridurre la dipendenza sulla Cina. La Turchia è convinta, probabilmente bisogna guardarlo più lì
in base settoriale, convinta da avere delle carte importanti da giocare per sostituire la Cina nelle catene di valore. La Turchia è un paese che fino a oggi ha partecipato alle catene di valore, ha sviluppato pochi marchi, diciamo, locali. E qui ovviamente anche c'è la volontà di sviluppare anche dei marchi turchi, la capacità, ma ci sono molte capacità intellettuali, ricerca e sviluppo, ingegneria, e direi che le opportunità sono mirate a vedere in Turchia usare le risorse umane che la Turchia ha da offrire per capitalizzare su queste risorse locali e costruire un business con valore aggiunto che si può usare nella regione. Molto bene. Manzini, ovviamente ci sarebbe molto di più da dire, adesso assolutamente sì. Lei è presidente di una delle più antiche Camere di Commercio italiane nel mondo, perché ricordiamo che la Camera di Commercio italiana in Turchia, che poi ha sede Istanbul, è stata fondata nel lontano 1885. La vostra Camera di Commercio ha più di 600 aziende associate che appartengono ai vari settori e ha come obiettivo quello di sviluppare e incrementare scambi e rapporti commerciali tra l'Italia e la Turchia. Le chiedo in che modo avete affrontato come Camera di Commercio e avete anche reagito a questa pandemia, e le chiedo se avete anche imparato qualcosa da un punto di vista proprio di organizzazione del lavoro da quanto è successo. Sì, effettivamente, come tutte le Camere di Commercio, la pandemia ha avuto un impatto molto importante sulle nostre attività. Come lei ha detto, la nostra è una delle più antiche Camere di Commercio italiane nel mondo, e per me questa è una grossa responsabilità, perché ho avuto la fortuna di prendere in successione, dunque di prendere la presidenza in un periodo florido della Camera di Commercio, e quindi è una responsabilità importante passare poi la mano a un'altra generazione, a una Camera di Commercio solida che guarda con fiducia al futuro. Dunque, intanto quello che abbiamo fatto negli anni passati, da Camera di Commercio ci siamo trasformati in Camera di Commercio di Industria, perché ci siamo resi conto che i rapporti commerciali, l'interscambio commerciale, sono solo una delle componenti nei rapporti bilaterali. L'altra è quella degli investimenti, e ci sono investimenti storici, come lei diceva, delle grandi aziende italiane in Turchia, ma ce ne sono tantissimi che sono venuti dopo. E in particolare la piccola e media impresa italiana ha un ruolo da giocare in Turchia, anche come investimento, come ne parlavo prima. Poi è un fattore nuovo, è quello degli investimenti turchi in Italia. L'Italia, il governo italiano, sta spingendo tantissimo a incoraggiare il capitale straniero a venire in Italia. Ci sono delle unità che si concentrano proprio su questo all'interno delle ambasciate, dell'ICE, e noi giochiamo anche noi, se possiamo, un ruolo per attirare anche capitali turchi in Italia, perché abbiamo la conoscenza del terreno, la conoscenza delle aziende, le capacità delle aziende. E il numero di investimenti turchi in Italia è in aumento, alcuni sono stati anche riconosciuti dal governo italiano e dalla stampa italiana. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo un ufficio qui all'interno di un palazzo storico, che è quello della Casa d'Italia, che un tempo era l'ambasciata del Regno di Piemonte e Sardegna, e che quando, dopo l'Unità d'Italia, l'ambasciata ha traslocato, la Casa d'Italia è stata data in uso per 90 anni, o piuttosto la comunità italiana di Costantinopoli l'ha comperata ad uso 90 anni, e all'interno ci sono tutte le strutture della comunità italiana di Istanbul, tra cui la Camera di Commercio. Però ovviamente abbiamo dovuto chiudere i mobili, dunque abbiamo dovuto chiudere gli uffici, e allora siamo passati a un'attività virtuale.
Abbiamo provato a essere più vicini possibile ai nostri membri, dunque abbiamo fatto delle riunioni del consiglio direttivo, nel quale si trovano le principali aziende italiane virtuali, e abbiamo provato a capire quali potevano essere i bisogni dei nostri associati e in che modo potevamo aiutarli. Per cui abbiamo fatto una serie di webinar, se continuiamo a farli, molto nutriti, adesso non ho più il numero, ma regolarmente, e pubblicazioni, dunque comunichiamo tantissimo con i nostri soci, più di prima. Abbiamo ovviamente la nostra newsletter mensile, che è quella continua, però a parte questo abbiamo fatto tantissime attività virtuali. Abbiamo anche provato a aiutare l'export di materiale protettivo, mascherine, verso l'Italia, al momento in cui l'Italia aveva più bisogno. Il governo turco era reticente a mandare all'estero materiale di cui aveva bisogno il paese, ma poi alcune spedizioni si sono fatte e abbiamo provato ovviamente a dare una mano. Una delle attività che abbiamo fatto è stata quella di, insieme col consolato, di offrire un pasto ai medici in prima linea, dunque quelli del principale ospedale di Istanbul, quello universitario, e abbiamo offerto un pasto con i chef italiani. Questo lo avete fatto, leggevo, presso la facoltà di medicina proprio, d'accordo anche con due importanti chef, è stato un gesto, diciamo, ma di ringraziamento. Ecco, dunque il sistema, diciamo, Italia continua a funzionare qui, è articolato intorno alla Farnesina, dunque consolato, ambasciata, ICE e Camera di Commercio. Però, chiaramente, è stata una battuta d'arresto, l'interscambio è indietreggiato e ci stiamo preparando per una ripresa, perché il potenziale è lì, la richiesta è lì, il Made in Italy ha sempre avuto tantissimo successo in Turchia, sì. E questa pandemia non cambierà le cose. Molto bene. Mazzini, ultima domanda che le voglio fare è questa. Esistono, chiamiamole, delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato turco deve rispettare per evitare poi di incorrere in amare sorprese? Ma allora sì, ovviamente bisogna sempre essere cauti, però teniamo conto del fatto che la Turchia è un paese candidato a diventare membro dell'Unione Europea. Allora, sappiamo tutti che questo processo di integrazione attualmente è fermo, ma dietro le quinte la Turchia ha fatto un grosso lavoro per adattare il corpus legale a quello dell'Unione Europea. E anche se il processo politico è fermo, quello invece di integrazione delle leggi, del diritto commerciale e via dicendo, quello è molto avanzato. Per alcuni versi è praticamente completato. Per cui un investitore che viene in Turchia, che vuol fare o produzione o commercio o altro, si ritrova in un ambiente legale che gli è molto familiare. Bene. È stata addirittura costituita la Camera d'Arbitraggio. Dunque, da quel punto di vista, direi, non ci sono cattive sorprese. Poi, quando uno viene qui, deve tener conto di fare una buona ricerca di mercato, chiaramente. Ci possono essere miraggi, uno dice, ah, un paese di 80 milioni. Sì, è un paese di 80 milioni, è vero, però il reddito pro capite è inferiore di gran lunga alla media europea. Dunque, quelli che possono permettersi certi tipi di prodotti sono ovviamente molto di meno.
Dunque, a seconda del settore nel quale uno si trova, conviene fare un buon studio di mercato. Per questo può venire da noi, può venire dall'ICE. Poi la scelta del partner commerciale, se ne ha bisogno di uno, è molto importante. Dunque una due diligence assolutamente. Più di tutto questo però, bisogna tener conto che l'equilibrio macroeconomico non è come altrove. L'inflazione rimane alta, stiamo parlando di un'inflazione del 12-13% quest'anno, per cui quando dico che i tassi di interesse sono negativi, sì, ma sono al 9%. Dunque, quando paragoniamo con uno scenario euro, dove il rischio di svalutazione non esiste, dove i tassi di interesse sono 1-2%, l'inflazione al 0%, qui viene gestita una realtà più volatile, con una volatilità più alta, e dove il cash è molto importante. Dunque bisogna sempre, sempre, sempre seguire il cash, non farsi troppe, filmini col conto economico. Quel che conta è il circolante e il fatto che i soldi circolino, entrino e via dicendo. Direi seguire il cash da molto vicino. Ecco. Molto bene, allora io ringrazio il presidente della nostra Camera di Commercio e Industria, come giustamente ha precisato prima, avendo cambiato nome, italiana in Turchia, Livio Manzini, per averci accompagnato in questo viaggio all'interno della scoperta appunto del paese Turchia, di quelle che sono le opportunità di business, opportunità imprenditoriali per la nostra economia, per i nostri imprenditori, soprattutto per il nostro Made in Italy. Grazie ancora Presidente Manzini. Grazie a lei Manzini, e vorrei soltanto ricordare a quanti ci guardano che la Camera di Commercio, anche se la riapertura dell'ufficio sarà il 1° settembre, è presente, ci potete contattare quando volete, siamo al servizio della piccola e media impresa in particolare, per trovare dei contatti, trovare dei partner, aiutare a fare business in Turchia. La nostra attività principale in realtà è quella. Molto bene, importantissimo, lo dicevamo anche prima quando io nell'ultima domanda ho chiesto se esistessero delle regole d'oro, affidarsi a chi il mercato straniero lo conosce dall'interno e quindi sa anche come potersi muovere. Grazie quindi ancora al Presidente Manzini, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro, confronto su un altro paese straniero. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.